Già lo vediamo dalle immagini, siamo dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico dove oggi si decide il futuro di Gela in merito alla vicenda Eni che tiene banco dal 6 novembre del 2014 perché è stato firmato un protocollo d'intesa, però attualmente i cantieri non sono partiti e giustamente gli operai dell'indotto e anche quelli del diretto protestano e oggi fanno sentire la propria voce agli responsabili del Dicastero, numerosi gelesi che sono giunti a Roma, nella capitale, dopo un viaggio estenuante in pullman. Noi siamo con alcuni di loro, è chiaro che la protesta da Gela si sposta a Roma, per oggi voi da Roma volete delle conferme, delle certezze immediate. Noi chiediamo soprattutto il lavoro, perché basta con queste forme di assistenza, cassa integrazione, perché questi qua non porteranno a nessuna strada. Se hanno deciso di chiudere la raffineria, parlino chiaro, non che fanno, tirano da una parte all'altra e l'uniche persone che soffrono sono le famiglie. Tanto il greggio o lo raffinano a Gela o lo raffinano da un'altra parte, ormai quello che hanno fatto l'hanno deciso loro. Non fanno lavori da 3 anni, non fanno bonifica, hanno fatto soltanto delle pulizie su dei reparti, hanno chiuso tutto, tutti i reparti, non hanno fatto nessun lavoro, tutte le ditte, siamo esasperate le ditte, gli operai. È una situazione di emergenza, l'abbiamo ripetuto più volte, voi chiedete, come sottolineavamo oggi, delle risposte. Sì. Le risposte per il presente occupazionale dei lavoratori, ma soprattutto per il futuro, soprattutto per i vostri figli. Soprattutto per i nostri figli, oggi speriamo di concludere veramente. Che sia l'ultimo, questo è il secondo viaggio che faccio a Roma, in brevissimo tempo. Posso continuare anche con i miei amici, però spero che oggi si concluda veramente, usciamo con qualcosa di positivo. E ripeto, non con questi ammortizzatori sociali, non vanno bene, noi cerchiamo il nostro diritto, il lavoro. Le proteste sono state tante a Gela, blocchi, presidi. Oggi invece, come sottolineavamo, dal Ministero, dai responsabili del Dicastero dello Sviluppo Economico volete soltanto una parola, lavoro per i gelesi. Solo lavoro, perché noi siamo operai e viviamo di lavoro, le nostre famiglie vivono del nostro lavoro. Quando noi non lavoriamo soffrono e basta, perché non c'è niente da spendere per nostri figli, per mandarli a scuola, per dargli indumenti puliti e decenti, come fanno tutti gli operai che lavorano. Dunque alle 15 comincerà la riunione al Ministero dello Sviluppo Economico, vi terremo aggiornati sugli sviluppi che ci auguriamo siano positivi. Hanno raggiunto la capitale anche i segretari confederali delle varie organizzazioni sindacali, ne abbiamo già uno, è Franco Iudici della Filca CISL. Ti chiedo subito, Franco, oggi si aspetta soltanto una parola importante da parte di chi governa. Sì, noi siamo qua proprio per ribadire con forza, e bene hanno fatto i lavoratori ad essere presenti anche con le famiglie, questo lo dimostra abbastanza chiaro la situazione di disperazione che noi abbiamo nei nostri territori. Oggi noi ci aspettiamo un passo avanti rispetto al protocollo fatto a novembre del 2014. Noi ci aspettiamo che il governo nazionale, il governo regionale, che oggi saranno presenti assieme all'ENI, dicono una volta per tutte e fanno chiarezza sulla questione delle autorizzazioni, perché volere e potere, secondo me ENI ci continua a scherzare su questo. ENI oggi deve fare un'operazione verità e per dare una boccata d'ossigeno ai lavoratori, al territorio, deve iniziare tutti quegli investimenti che oggi sono cantierabili. Poi tutte le altre cose che sono in programma, giustamente, siccome l'accordo è stato fatto, noi pretendiamo che l'accordo venga rispettato. Anche le donne, al seguito dei propri mariti, dei propri lavoratori, ed è chiaro che non lavorando un marito non arrivano soldi a casa e la situazione si fa difficile. Io sono qui anche come membro di un'associazione di volontariato e rappresento comunque altre associazioni di volontariato, e quindi saremo noi tutti insieme sempre dalla parte dei lavoratori e lotteremo affinché Gela diventi una città vivibile e il lavoro non manchi per nessuno. Bisogna sottolineare pure che c'è stato l'impegno da parte dell'amministrazione comunale, anche del governo regionale, per sbloccare definitivamente
quella che è divenuta, l'abbiamo ripetuto in più di un'occasione, una vera e propria emergenza occupazionale. Sì, abbiamo avuto i consiglieri comunali al nostro fianco, quindi stanno lottando insieme a noi. Speriamo che arrivano buone notizie oggi dal Ministero. Speriamo, tutti siamo qua. E allora, per adesso noi ridiamo la linea al telegiornale e ci risentiremo nel corso delle prossime edizioni per aggiornarvi sull'esito, ci auguriamo positivo, dell'incontro che si tiene nel primo pomeriggio di oggi al Ministero dello Sviluppo Economico. Sarà presente il governo regionale, dunque il presidente Rosario Crocetta, sarà presente l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Domenico Messinese, ci sono alcuni assessori e anche consiglieri comunali. Ci sono i lavoratori soprattutto che chiedono certezze per il presente, per il futuro di una intera città. Dunque ridiamo la linea alla collega Fabiola Polara, ci risentiremo nelle prossime edizioni.